Sabri e Pica. Il libro della felicità. Su Amazon. E in tutte le librerie. È arrivata l'ora della mia vendetta. Controllo che nessuno mi ascolti, ma buongiorno mie amate puzzle e paperotti gamers. Come state? Spero tutto bene. Se guardate i miei video, vi siete accorti che settimana scorsa Giulio ha pensato bene di rubarmi un pet e chiedermi il riscatto. Ma lui non sa che ha lasciato collegato il suo account sul mio Roblox. E che quindi cosa potrei fare io ora? Beh, io potrei essere una brava amica, dirgli che ha lasciato l'account loggato, sloggare e fare dimentica password, ma non farò questa cosa. Allora, vediamo qua che siamo nel mio profilo, come potete vedere la sabripussola. Quindi, ora disconnettiamo da qui. Qui io vedo accedi e adesso vedrete che io ho un sacco di account qui, non saprete la password. Ma Giulio si è dimenticato di togliere l'account, quindi guardate un po', accediamo. Oh! Ma che bravo Giulio, vai a casa degli amici e lascia l'account attivo. Succedeva queste cose quando tipo andavi a casa di una persona, a casa di un tuo amico, loggavi con Facebook e guarda caso poi trovavi stati stupidi e capivi di aver lasciato loggato a casa del tuo amico. Perché c'è un amico che si chiama Frizzante? Vabbè, non faccio domande. Ma tra l'altro, ma che giochi giochi? Cos'è denaro? Vabbè, Piggy ci sta, giochiamo anche noi Squid Game perché abbiamo registrato. Quindi ora io che cosa devo fare? Devo loggare dal mio account, dal telefono, perché almeno andremo a rubargli le cose. Allora, controlliamo che Giulio però non sia attivo, non so quello che sta facendo, speriamo che non mi becchi. Quindi entriamo nel server, ma dal suo profilo. Allora, sicuramente, ma proprio banale come qualsiasi cosa, io gli ruberò vomito, quello Neon, perché l'ha fatto Neon, non so se avete visto gli altri video. Ah, dicevo, ma che casa è? Giusto, perché sono in casa di Giulio, quindi ora devo ragionare come Giulio. Prima di tutto voglio anche scambiargli delle cose. Per esempio, vediamo se se ne accorge. Editiamo la casa a 2000... Che bugiardo, mi dice che non ha soldi, invece ha 2700! Che bugiardo, voglio cambiargli le cose. Tipo, gli cambiamo questo e gliela mettiamo viola. Facciamogli degli scherzetti, tra l'altro ci sta benissimo. C'ha anche le lavagne! Cambiamogli la finestra e gliela mettiamo rosa. Mio Dio che brutta. La cappa gliela mettiamo verde. Mamma mia ragazzi, è terribile. Vediamo cosa gli possiamo cambiare. Che bello che ha messo il forno, non il forno. Questa, raga, ho un'idea, facciamogli uno scherzo, tanto lui non se ne accorge. Cambiamogli se ha messo qualcosa di rosso e di verde, lui non se ne potrà mai accorgere. Tipo questo albero qua, possiamo farlo diventare rosso, che per lui sarà uguale, non se ne accorge mica. Questo libro qua non si può cambiare, la pianta non si può cambiare, quindi per ora è soltanto il libro e la pianta che lui li vedrà praticamente identici. Allora questo glielo facciamo così, così lui li vede uguale, verde, e questo qua rosso. Lui, essendo daltonico, li vedrà completamente uguali. Non so precisamente che cosa, perché sono 10 anni che cerco di capire che colore sia, ma va bene così. Allora, poi nella sua stanza del trono di Super Vomito, ragazzi, dormi un po', Super Vomito. Ah già, non posso far dormire, sto editando. Non c'è niente di rosso e di verde, ma diamine, non c'è niente. Stop editing, adesso andiamo nei pet. Mi faccio un po' i fatti di Giulio, vediamo che cos'ha. Il Cerbero, il Cobra, il unicorno diamante che è questo, il mio Frost Dragon. Poi ha i due draghi che gli ho dato io. In realtà Giulio non hai tantissime cose. Ma ce l'ha il canguro. Ah, è vero che ce l'ha il canguro. La rana, gli hanno regalato un Ghost Bunny. Quindi ha già cose molto utili comunque. La cucuvaia neon. Ragazzi, la cucuvaia neon è qualcosa di terribile. La cucuvaia neon. Il resto non ci interessa niente. Vediamo se per caso ha il veicolo che piace. Ha il trenino. Il trenino, ragazzi, io ne ho due. No, forse ne ho uno perché uno gliel'ho regalato a Giulio, non mi ricordo. Food, gli rubiamo anche i mieli. Passeggini, no. Non ha la nuvola mezzo di trasporto che vorrei ottenere io. C'è la chitarra, vi suono una serenata per voi, Allora adesso devo loggare dal mio account e unirmi a Giulio, quindi unisciti.
mi sento un'amica un po' schifosella. Alle fattorie nasce una bontà, amica schifosella. Quindi teletrasportiamoci, no thanks, su Giulio. Sperando che non mi becca, perché se logga adesso potrebbe essere un problema. La Sabripussola ha scelto un trade. Allora prendiamo un bel vomitino neon. Non so cosa potrei rubargli, ma mi sa che mi basta solo vomito, eh. Sì ragazzi, solo vomito. E aspettate che gli rifilo un po' di pets, gli rifilo un po' di cucuvaglie. Un secondo, eh. Non ho più neanche una, ragazzi. Ah no, ce li ho, è come se ce li ho. Perfetto, guardate che trade leggendario. 9 cucuvaglie per l'unicorno di diamante. Sì, 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 vai. Che ansia, stavo guardando in chat se qualcuno mi aveva beccato. Ok, 3, 2, 1, accettiamo. Perfetto. Possiamo sloggare dal mio account. Ok, vediamo il trade successo. Guardate quante cucuvaglie. E adesso gli prendiamo la cucuvaglia e gliela chiamiamo, facciamo dress up vendetta. Vediamo se vendetta la posso chiamare. Esatto, così lui loggerà e troverà vendetta. Che cosa gli possiamo chiedere? Facciamo un po' le cattive. Cosa è successo? Perché questa è diventata nera? Ah, forse perché la televisione. Dicevo, facciamo un po' le cattive, visto che lui con me è stato cattivissimo, perché mi ha rubato la King Monkey e mi ha chiesto un riscatto. Io gli ho dovuto dare un Frost Dragon, che ci ho dovuto smenare un safari. Adesso, io, visto che vorrei fare la King Monkey Neon, penso un bel po'. Ciao amichetto, sono io. Ciao amichetto, sono io. Quante lavagne ha? Una qua. Rivuoi il tuo super vomito? Perfetto. Devo mettergli altre lavagne. Vediamo in casa qua di là. Oh, gli facciamo tipo cazzo al tesoro. Quindi edit house. Gli mettiamo board. Ho sbagliato a scrivere board. Ok, stop editing. Allora ti costerà caro. Perfetto. Gli sto anche spendendo un sacco di soldi. Andiamo qui. Anzi, prima qua. Mettiamo sempre una lavagna. Abbiamo detto che gli costerà caro, quindi voglio, neanche vorrei, una King Monkey, che non lo troverà mai, ragazzi, mai. Io ci ho messo mesi per avere, voglio una King Monkey. Poi andiamo qua, sempre edit house stuff, e qua scriviamo no King Monkey, punto di domanda. Perfetto, ultima lavagnetta qui, no party. Ma no raga, bellissimo questa cosa che gli ho fatto. Dobbiamo mettergli delle frecce, così capisce. Rivuoi il tuo super vomito? Voglio una King Monkey, ti costerà cara. Perfetto, così poi lui va lì. No King Monkey, no party. Ah, e adesso come la mettiamo? Tra l'altro mi avete detto, Sabri, se vai sul journal Pets, posso vedere com'è la King Monkey Neon. Ah, ma con Giulio mi sa che non... lui non ce l'ha, quindi non la posso vedere. La posso vedere dal mio. Ah no, guarda, eccola qua, perché lui ce l'ha avuto, perché me l'ha rubata a me. Neon è blu. E Mega? Mega cambia colore. No raga, anche se il mio pet preferito Mega è il pappagallo, perché ha le ali colorate di 3 colori. No raga, ma io lo vorrei troppo. Non so se esiste la King Monkey Mega, eh. Cioè nel senso non l'ho mai vista. Ma guardate anche questa blu. Quindi devo fare tutto per ottenerla. Me ne servono 4. 4 vendetta. Ora io ho paura che torni Giulio, quindi farò finta niente. Sloggerò e rilogherò con il mio account. E magicamente, oh, guardate un po' che cosa arriverà. Eccolo qua. Mamma, come sei carino. E anche Ride. Posso dire che è molto carino? Cioè, normale non mi piace, ma Neon mi piace molto. Sì, sì, mi piace. Sono stata un po' birichina con Giulio, però va bene così. Allora, andiamo nei miei pets. Anzi, voglio andare nel journal. Pets. Rarità, non comune. Raga, me ne mancano tantissimi, eh. Giusto, perché uno mi fa vedere che ce l'ho. Mi manca lo Shadow Dragon, che non ho mai avuto. La Queen Bee, dai, ma come posso non avere una Queen Bee? Devo andare alla ricerca di una Queen Bee. Poi il Parrot, la civetta. Ma come non ho la Ninja Monkey? Ma che dici?
Non ne avevo 100.000? Scusate, ma quanto vale la Ninja Monkey? Pensavo di averne tantissime, 18. Ah, ma quindi vale un... cioè, vale un bel po'. No, raga, che festa, me l'hanno offerta 1000 volte, ma l'ho sempre rifiutata. Cioè, vale un bel po', vale più del T-Rex, del Dodo. Devo andare assolutamente alla ricerca di questo. È l'ultima cosa che mi sarei aspettata. Riprendiamo il giornale. Ninja Monkey, Guardian Lion, vabbè, quello è perché li avevo, ma li ho comprati e poi li ho dati via per gli scambi, quindi adesso andremo a prenderlo. Giraffa, Evil Unicorn, Diamond Ladybug, raga, non mi riesce a uscire. Diamond Griffin, Diamond Dragon e Bat Dragon. Allora, adesso andiamo a comprare uno di questi. Se io vado pet, andiamo da... passiamo dai gift al pet shop. Mi ricordo che ne ho avuti un po', che poi io li ho scambiati, perché cosa faccio io per avere i pet, le uova che magari non posso più avere? Io compro questi pet qua e le pozioni Ride e Fly e poi le scambio con le persone che non possono permettersi i Robux, perché io shoppo un sacco. Qua, Leone Guardiano, compra 500, ho appena shoppato un centello, quindi 11.000 come potete vedere. E ragazzi, io li utilizzo per fare i video. Ciao Giorgia, ciao fan. Adesso se io vado nel journal, pets, dovrei vederlo, infatti non c'è più, non c'è più, è salito insieme agli altri. Ottimo, e niente, allora mi mancano questi, mi manca il Bad Dragon, gli altri due diamanti, ma solo che io già non arrivo manco all'uovo d'oro, cioè guardate. Quanto ho? 352, a 360 prendo questo, poi vedete questo qua, l'uovo d'oro da 660, ma non ce la farò mai, ragazzi, non ce la posso proprio fare. E poi volevo vedere... veicoli, quello che piace a me, la nuvoletta, raga, l'ho vista solo 2 o 3 volte. Una delle prossime settimane non registro un video, provo a cambiare server finché non trovo un server con la nuvola e poi metto a registrare, perché ragazzi non la vedo proprio in giro. Vorrei queste cose qui, se io vado lista valori e metto tutto, vorrei per ora assolutamente questo, Cotton Candy, leggendario di Halloween 2018. Se ce l'avete, volete fare un trade, ovviamente io dico sempre non voglio approfittarmene di voi, quindi se ce l'avete chiedetemi quello che volete praticamente. Lo Shadow Dragon, Bat Dragon li vorrei. Poi vorrei questo, manico di scopa volante che mi fa volare, super carino. E poi la cosa che però vorrei... che cos'è? Veicolo fantasma, che carino! La cosa che più vorrei di tutte è questa, la nuvola che ti fa andare in giro. Questo cos'è? Regalo di Natale? Ah ok, niente. Vorrei tanto questo, mi piacerebbe tanto averlo, quindi spero settimana prossima di trovare un server che ce l'ha, vado alla ricerca di queste cose, magari qualcuno ce l'ha. Per ora di super che ho, che potrei scambiare, mi sembra che fosse quello che ho mezzo scammato Giulio, questo, la Donut Circle, che dovrebbe comunque avere un bel valore. Poi che festa, raga, non ho comprato gli elicotteri. Io pensavo fosse una roba fissa, non ho comprato gli elicotteri. Ma ci rendiamo conto? Mi hanno dato fastidissimo perché erano sempre in mezzo e non li ho comprati. E poi tutti questi monopattini, non solo questo qua, White Skateboard, che però per me è abbastanza raro, quindi potrebbe essere una cosa intelligente. I toys, io non sono come Franci che gli piace collezionare i toys, mi piacciono di più i mezzi di trasporto, anche se alcuni sembrano davvero davvero carini. Penso che quello che vale di più che ho è questo, che mi ha scambiato un fan, o mi ha regalato un fan, non mi ricordo, perché non sapevo dell'esistenza. Ho la lanterna cinese, che vale tantissimo, e la tombstone, che è quella che mi fa diventare svenuta. Ciao amore! Che è quella che mi fa diventare invisibile, anzi vi faccio vedere. Se io utilizzo il toys, prendo la tombstone, guardate. Oh, sono invisibile! Ecco, uno dei prossimi video la vorrei provare a scambiare. Se mi esce qualcosa di super figo vorrei provare davvero a scambiarla, perché è una cosa che si aveva, non so se Halloween, tanti anni fa. Cioè, guardate che bello, se poi levate il nome, tipo se faccio così, main, extra e tolgo il nome... è difficilissimo vedermi, vado al centro, vediamo se qualcuno mi vede. Per me no. Anche perché in alcuni punti, tipo qua, pochissimo mi vedi. Qua dovrebbe essere tutti fan, un server italiano. Che, ma, no raga, la scimmia del circo. No, quella ce l'ho però, mi sembra. Monkey. No, dovrei avercela, la scimmia del circo dovrei avercela, anche più di una. È questa, guarda che carina. Ride. La gente dice, come mai c'è una scimmia gigante che corre senza nessuno sopra? Eh sì, perché fa stranissimo, a me non mi vedono, dai, è impossibile vedermi. Devi proprio zoomare molto, ma in alcuni modi non riesci a vedere.
Ah, stavo per dire, cos'è questa cosa che... Ah, ok, no, è un pet col cappuccio. Nessuno ha la nuvola, vorrei tanto la nuvola. Ciao, sono una scimmia libera. La chiamo scimmia libera, così la gente impazzisce. Bella comunque, mi piace tantissimo. Questa è la scimmia di Toy Story 4 che fa la guardia. Petware, ma a me i petware non mi fanno impazzire, sapete questa roba? Non mi fanno per niente impazzire. Però ho visto che Franci mi ha detto, tra poco levano queste, quindi Sabri vai a comprarle, l'ha detto a tutti. Quindi prima un attimo in petware. Non so neanche dove si comprino, avevo visto una sua storia su Instagram che diceva comprate. C'è un negozio base con tantissime cose? Raga, è una cosa che non ho mai fatto caso, non so neanche dove io stia andando. Cioè, vedete, qua mi fa fare le bancarelle, occhiali a cuore. Belli, gli occhiali a cuore li compro. 500, molto carini. Perfetto. Poi, questo è un cappello giallo, il cappello di mio nonno e un cravattino, anche il cravattino compriamo. Dicevo, voi sapete come si fa per comprare quelle cose lì che diceva Franci, compratele prima che vadano via? Ah, qua forse! Eccola! Eccola qui! 1750! Acci picchia, ne compro due. Così posso fare poi dei trade quando andranno via. Perfetto, quindi sono riuscita anche a trovare queste. Che carina! Che carina! Tra l'altro sono proprio le cuffie che ha Franci che in realtà ho anch'io. Aspettate che ve le faccio vedere. Le mie però sono state prese in America. Ragazzi, sono bellissime perché sono wireless. Cambiano anche colore. Beh, adesso saranno scariche. Ah no, si illuminano, vedete, arancione, blu, rossa, verde. Io le uso quando vado agli eventi. E queste sono pazzesche. Le ho pagate tantissimo, tipo 300 euro. Ma sono bellissime. Hanno addirittura le casse. Cioè, nel senso che io... posso mettere la musica anche dalle casse. Aspettate che ci provo. Devo ricordarmi come si fa perché non le ho ancora mai collegate sul nuovo telefono. Cioè nuovo ormai da un anno. Accendiamole. C'era un pulsantino qua. Uffa, non riesco a sincronizzarle. Probabilmente è perché sono scariche. Si sono praticamente già spente. Ma vi prometto che nel prossimo video riuscirò a farle partire, a farvi sentire che bella che è. Tu vai in giro e praticamente tipo la gente può sentire la musica che ascolti te. È veramente bellissimo. Quindi abbiamo anche le stesse cuffie. Qua abbiamo comprato tutto. Dobbiamo nascondere il vomito? No, non lo nascondiamo, lo teniamo nel mio inventario. Chissà Giulio. Ma non come potrà? Cioè, come può riuscire a trovare una King Monkey? È impossibile. È impossibile, ma poi chi deve dare via il suo Frost Dragon? Si arrangia in qualche maniera, se mio amico ce la deve fare. Quindi ragazzi, voi non ditegli nulla. L'unica cosa che potete dirgli è suggerire su come fare per procurarmi una King Monkey. Questa è la mia vendetta, quindi Giulio, voglio vedere che cosa combini. Io vi mando un bacio, aspetto i vostri commenti che mi dite: Sabri, sei stata una birichina. Lo so, sono fatta così. E vi do appuntamento a domani con il prossimo video. Ciao amori.